a tutte! Oggi vi faccio vedere un altro ordine che ho fatto da Shein. Questa volta ho pensato anche di dirvi i prezzi, visto che l'altra volta non l'avevo fatto, e vi dico il prezzo iniziale e poi dovete anche considerare che io comunque cerco di arrivare al totale per avere il 20% di sconto, quindi quindi il prezzo originale va giù. E poi utilizzo anche i miei punti, quindi riesco anche a prendermi qualcosa praticamente gratis. Allora, cominciamo lì, se vedete, c'è Charlie che sta facendo un pisolino. Allora, cominciamo con due cose che erano ancora nello scorso ordine, ma mi ero dimenticata di farvi vedere la scorsa volta. Uno di questi è questa spatolina in silicone, questa ha un costo di 50 centesimi e alla fine l'ho pagata 40. E mi piace molto perché mi serviva una spatolina per applicare la maschera, ma mi piace anche il fatto che abbia questa spatolina qua che va molto bene quando si deve scavare dentro i barattolini per finire proprio i prodotti. Funziona veramente bene, se siete amanti del Project Pen, questa non ve la potete lasciare scappare. Poi ho preso questo cestino da macchina, eccolo qua. Questo ha un costo di 9,75, alla fine le ho pagato 7,66. È fatto così, allora qua di lato potete metterci delle bottiglie, ha questa taschina piccolina di fronte, poi ha degli altri cosini qui e c'è questo qui per attaccarlo dove avete il poggiatesta e poi c'è anche questo coso qui per attaccarlo ed è fatto così. Quindi dopo io qua dentro ci metto sempre un sacchettino. Comunque dentro è tutto foderato e quindi non avete problemi nel caso di magari qualcosa di liquido e cose del genere. Riuscite tranquillamente ad utilizzarlo senza sporcarlo più di tanto, ecco. È facile da ripulire. Quindi questo mi piace molto per i viaggi lunghi. Molto buono. Poi, questa volta ho preso delle ciglia magnetiche con annesso eyeliner, questa è la confezione. Hanno un costo di 5,40 euro, alla fine le ho pagate 3,90 euro. E questo set si compone di applicatore, eyeliner magnetico e tre set di ciglia. Vedete se posso avvicinarli. Che sono fatti così. Sono abbastanza lunghe, però sono molto carine e sono tutte e tre diverse. Vi dico che ho provato qualcosina sulla mano, però volevo fare una recensione a parte per quanto riguarda queste ciglia. Fatemi sapere se la cosa vi può interessare, perché hanno un costo veramente vantaggioso, perché le ciglia magnetiche costano parecchio. Allora, poi ho preso un roller per microneedling, che la scatolina poverina non è nelle migliori condizioni. Questa è la scatolina, non so se c'è scritto la lunghezza, è coperta dall'etichetta, la lunghezza degli aghetti. Comunque ho preso quello più piccolo, con gli aghetti più corti. Ed eccolo qui, super piccolino, non ho mai provato, non ho ancora provato nessun derma roller, quindi sono curiosa di provare questo, soprattutto perché ho tipo una cicatrice qui, vedete? Ho una cicatrice qui e volevo vedere, insomma, ne ho delle altre qua su, vicino dove ho l'attaccatura dei capelli, volevo vedere se funziona. Quindi fatemi sapere se volete che vi faccia un piccolo video anche per quanto riguarda questo, poi magari posso provare ad utilizzarlo per un mese e vedere dopo un mese. Ho un po' i capelli che stanno un po' per l'umidità, già è caldo. Ok, quello costava 1,50 euro, scontato l'avrei pagato 1,07 euro, ma ho utilizzato i miei punti e quindi l'ho preso gratuitamente. Poi qui ho delle cosine che ha preso mia sorella. Allora, ho
Ho questa spugnetta in silicone che serve per lavare i piatti. Devo dire che nella foto sembrava più grossa, cioè è super super fine, è anche tagliata male, se notate qui, quindi non proprio il massimo, diciamo. E questa aveva un costo di 75 centesimi, alla fine pagata 54 centesimi. Poi, sempre mia sorella ha preso un organizer, e aveva preso uno anche la scorsa volta, proprio fa parte del... come si dice, dello stesso, è lo stesso tipo di organizer, solo in un altro colore. Adesso qua dentro gli ho messo l'accetto, c'è questa cosa che va qui con il suo l'accettino, si appende alle sue tascone, hanno diverse fantasie che non potete scegliere, e niente, questo funziona così, carino comunque. Poi questo ha un costo di 2 euro, alla fine ho pagato 1,42 euro. Poi ho preso un'altra di queste, invece per me, un'altra di queste lucette, che sono carinissime, ne ho preso un'altra. L'unica cosa che io non avevo pensato è che adesso sono a casa di mia mamma. A casa mia ho le spine dritte così, sono in orizzontale, e invece qui ho le spine così, e questo non si può girare. Quindi sappiate che se avete delle spine verticali il cuore non vi sta dritto. Questa ha un costo di 1,75 euro, pagata 1,25 euro. Se non avete visto il mio scorso video, praticamente questa qua, quando se ne va praticamente la luce, si accende in automatico. Poi, sempre mia sorella ha preso delle palline da mettere in lavatrice, queste hanno un costo iniziale di 2,25 euro, pagate 1,60 euro. Eccole qua, passata che la gatta Gypsy. Sono molto morbide, quindi penso funzionino, perché quelle sono rigide e fanno un casino dentro la lavatrice o l'asciugatrice. Poi sempre mia sorella ha preso degli orecchini, ha preso questo cosino di orecchini che ha anche i suoi cosini da mettere dietro. Questi sono 36 paia di orecchini, al costo originale di 2 euro. Ce ne sono di argentati, neri e dorati, sono piccolini, sono piccolini. E questi alla fine li ha pagati 1,42 euro. Ok, scusate che metto via sto coso perché non voglio perdere i cosini che vanno dietro. Confezione molto spartana, però per 1,42 euro. Ok, poi ho preso questo. Ho preso questa qui, che è la faccia del corgi. Se vi ricordate, l'altra volta ho preso il culetto del corgi, e questa volta ho preso la faccia per metterlo sul letto sedile. Questa qua ha anche una cernierina, però dentro c'è direttamente l'imbottitura, quindi non so se è possibile utilizzarla come taschina. Molto molto carina, molto morbido. Questo qui, questo corgi, ha un costo di 7 euro e mi sono dimenticata di mettere quanto alla fine le ho pagato. Comunque c'è avuto il... mi hanno fatto il 20% di sconto anche su questo. Poi, con i punti, ho preso questa borsa. Questa borsa aveva un costo iniziale di 13,75 euro. Poi scontata veniva 9,75, ma ho utilizzato i punti e quindi non ho pagato niente con questa borsa. Vi viene con questo cosino per proteggerla dalla polvere. Allora, questa è la borsetta, devo tagliarci un po' di fili. Questa è la borsettina, che è tipo velluto, ha queste cose qui che sono delle applicazioni in plastica, però è molto carina. Il resto invece è tutta cucita, vediamo se riesco a farvi vedere bene. È tutta cucita, è molto piccolina. E poi qui ha anche
tutto per appendere la tracolla, che è qui dentro, che è anche una bella tracolla, devo dire. Questa qua è la tracollina. Molto bello, che pesantino. Molto molto carino, devo dire. Ok, questo è quanto per quanto riguarda tutti gli aggeggini che non fanno parte di vestiario. Adesso vi faccio vedere anche che cosa ho preso da vestire, e cercherò di registrare il meglio possibile, perché appunto non sono a casa mia in questo momento e quindi devo un po' arrangiarmi come posso. Allora, cominciamo con questa maglietta. Questa maglietta è una 0X, costava 8 euro e l'ho pagata 5,67. È molto carina, arrivo fino a qui, e ha queste manichette un po' in trasparenza. Passiamo ai leggings. Questi sono una 1X, costavano 9 euro e li ho pagati 6,38 euro. Allora, sono abbastanza leggeri, ma non trasparenti. Non trasparenti. Sono molto molto carini, super glitterosi. Super glitterosi, sono proprio belli. Questi qua ve li consiglio assolutamente, particolari, non perdono i brillantini. Questa invece è una felpa che ha preso mia sorella, quindi è una 0X, però non veste male. Aspettate, no, scusate, questa felpa è una 1X. Questa qua inizialmente aveva un costo di 17 euro, poi l'abbiamo trovata sulle flash sale, vuol dire quelle che fanno proprio che durano un giorno, ed era scontata a 8 euro. Poi col 20% di sconto è diventata 5,67 euro, e partiva da 17 euro. È molto bella, ovviamente, non è proprio di stagione, però è un po' piccolina, si vede un pochino dalle braccia, e un pochino corta per me, però è per lei e lei va bene, ed è super pelusciosa. Fa molto caldo adesso da metterla, però molto molto carina, devo dire. Allora, adesso vi mostro un costume. Questo costume l'ho preso in una 2X, costava 15 euro e l'ho pagato 10,64 euro. È molto carino il costume, scusate, sono bianca come la morte, ho preso un po' di sole. Aveva le coppe e io le ho tolte perché mi rompevano le scatole. Comunque è molto carino, la fantasia molto molto bella, è anche bello spesso, diciamo, contenitivo. Questa striscetta qui non è elastica, l'unica cosa che ha, che non vi mostro, è il dietro, che per me non è super coprente come lo vorrei, cioè non mi copre completamente tutto il sedere ai lati, e resta un pochettino più mollo, come se fosse grande, ecco, la parte dietro del sedere. Però questo è un problema che ho con diversi costumi. Avevo riscontrato lo stesso problema anche con quelli di ASOS, non so per quale motivo, perché comunque di lunghezza mi va bene. E poi vi faccio vedere questo giubbottino, che è bellissimo. Questo qua l'ho preso in una 2X, costava inizialmente 23 e l'ho pagato 16,22. Questo è un giubbottino che ho preso in una taglia un po' grandina, perché lo volevo proprio oversize. Ha anche queste maniche, vedete, sono proprio oversize, però è veramente carino, mi piace un sacco. Secondo me merita molto. È più bello da tenere aperto che chiuso. Comunque, se lo tengo chiuso, cioè, vedete che è grande. Se lo volete un po' più giusto, prendete una taglia in meno. Come ultimo capo vi faccio vedere questo vestito. Questo vestito l'ho preso in una 3X, perché ho visto che aveva la vita particolarmente stretta. Costava 17 euro e l'ho pagato 12,05. Sì, 12,05. Allora, è carino perché ha questa manichetta che è parecchio carina e veste anche bene qui di vita. L'unica cosa è che rispetto... Adesso qua è tutto chiuso. No, un po' aperto. Rispetto alla foto sul sito, è parecchio lungo. Cioè, è parecchio lungo. Io sono 1,68, però è parecchio lungo. Dopo la tipa
c'è tipo una gamba mezzo fuori e qua ha questo sbottonato e l'ha girato in dentro. L'ha girato in dentro così, quindi è super scollato. Ovviamente stanno suonando i clacson in questo momento. E quindi non so, su di me è carino, però fa un po' Suor Carmelia. Fa un po' Suor Carmelia. E quindi non lo so, vediamo. Magari poi dipende anche con gli accessori, cosa ci metti assieme. Mi sono dimenticata di farvi vedere un'altra cosa. Ho preso anche questo. Ho preso anche questo che è per la pulizia dei punti neri. Si presenta così. Ha un costo di 7,75, che poi scontati diventano 5,50. Ha diversi aggeggini, ha il coso per caricare e ha queste spugnettine. Su questo io volevo farvi un video riguardo. Io l'ho già provato una volta, però volevo farvi un video riguardo e provarlo con voi. Quindi per oggi è tutto. Noi vi salutiamo. Vero Gigi? Tu stavi dormendo. Noi vi salutiamo e ci vediamo la prossima volta. Ciao!